Al signor Roberto Nobile chiediamo il significato della parola catarsi. E io non ve lo so dire, nel senso che è una parola greca che mi ricordo che ha un significato letterale preciso, ma non me la... Qual è? Vabbè, comunque la catarsi è una roba che quando lo spettatore vede lo spettacolo, vede rispecchiate nello spettacolo le sue sfighe personali, no? E allora in qualche modo, che non si può dire sfighe, sì, dai, si può... in qualche modo lo spettatore si consola perché dice, guarda, quei disgraziati in fondo vivono la stessa vita mia e gli stessi problemi miei. Anche per l'attore, dentro lo spettacolo c'è una forma di catarsi, perché lo spettatore, l'attore, interpretando il ruolo di uno che magari gli capitano dei guai o dei problemi, quei guai o quei problemi in qualche modo rispecchiano i suoi stessi guai, i suoi stessi problemi, perché poi siamo tutti uguali, bene o male. Tutti ci barcameniamo, galleggiamo, poi affondiamo, prendiamo acqua, annaspiamo e tutta sta roba qui. E quindi l'attore recitando quel ruolo lì è come se evocasse degli spiriti che da maligni si trasformano in spiriti benigni, perché è come se riesce a vincere nel palcoscenico queste difficoltà e queste robe qui. Questa è la catarsi. Ciao ragazzi, Va grazie. bene, grazie.